Buonasera. Buonasera. Buonasera Marco. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti intanto. Io sono Marcello Borsari, referente per la speleologia della sezione CAI di Carpi e stasera sono e siamo qua a introdurre un nuovo appuntamento del ciclo serate del CAI di Carpi che toccherà un tema legato alla speleologia. Stasera in videoconferenza da Catania direttamente sarà nostro ospite Giuseppe Priolo, dottore nazionale della Scuola Nazionale di Speleologia e presidente della Commissione Centrale per la Speleologia e Torino. E ci parlerà delle grotte vulcaniche, in particolare delle grotte del Monte. Perché queste grotte sono importanti, anche se non di origine carsica, ma le grotte vulcaniche costituiscono comunque un argomento di spessore scientifico da sempre, abbinato anche allo studio dei suoli vulcanici sostanzialmente. La serata quindi sarà introduttiva ai temi che riguarderanno anche meccanismi genetici e caratteristiche anche di queste grotte, corredate da immagini. Poi dopo Giuseppe poi nel dettaglio scenderà su altri particolari. Se ci sono interruzioni, curiosità da interrompere, si può eventualmente interrompere la conversazione, comunque la presentazione, oppure lasciare un po' le domande, curiosità, chiarimenti al termine della presentazione. Quindi se qualcuno vuole intervenire, eventualmente in modo veloce, lo fa. Cioè. Io lascerei la parola a Giuseppe. Siamo ad aver già parlato abbastanza e quindi dedichiamo il tempo al nostro reale tema della serata. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie Marcello per la presentazione e per le belle parole. Stasera vi vorrei raccontare un po', sfruttando quello che è l'argomento clou della serata, cioè l'Etna e le sue grotte, quello che è il percorso speleologico che ha caratterizzato gli speleologi etnei e le grotte che sono peculiari del territorio dell'Etna. Quindi faremo veramente una corsa abbastanza veloce, perché non voglio tediarvi più del tempo necessario, perché sarebbe un argomento su cui far soggiornare per parecchie ore l'uditorio, però cercheremo di essere piuttosto snelli, cercherò di essere snello in maniera tale da non farla diventare una sofferenza, quello che invece dovrebbe essere una cosa gradevole. Capisco che poi l'ora è quella del fine giornata, siamo tutti più rilassati, magari abbiamo scelto di sentire un po' queste cose proprio per fare un po' di pulizia dell'hard disk che abbiamo tra le orecchie. Quindi andiamo adesso al dunque. Adesso condivido lo schermo. Se ci sono, tra l'altro ho visto che c'è qualcuno che conosco pure in giro, quindi e vediamo un po' di procedere. Allora, ho voluto iniziare proprio con la locandina che avete postato, con una foto dell'Etna, tra l'altro con due delle caratteristiche più importanti che l'Etna presenta in questi giorni: il fuoco e la neve, perché in questo momento l'Etna ha una copertura nevosa veramente eccezionale, tant'è vero che parecchi amici già si sono catapultati per venire a sciare sull'Etna, cosa che non possono fare sulle Dolomiti, e contemporaneamente è stata fino a 3 giorni fa in atto una bellissima attività di tipo effusivo dall'area subterminale del cratere di sud-est, che ha portato all'emissione di una colata che si è riversata come sempre, prima in Valle del Leone e poi in Valle del Buro. Tutto molto bello, poco pericoloso per le persone. Tra l'altro ormai con le nuove normative che ci sono è praticamente impossibile raggiungere il pronto di fronte di colata, perché c'è una specie di vigilanza armata quasi, mentre una volta era più semplice piazzarsi davanti alla colata e mettersi a fare le foto in maniera piuttosto ardimentosa. Spesso si tornava senza scarponi perché si fondevano le suole, ma questa è un'altra storia. Andiamo avanti un attimo con quello che è il nostro. Scusate, mi metto qua perché sennò non vado avanti. Le 3 grotte. Io ho voluto esordire con
Innanzitutto i quattro riferimenti della serata di oggi, che sono sicuramente il CAI, che sta sopra di tutti noi e ci sta con grande importanza, con grande interesse per le nostre discipline. La commissione centrale che ho l'onore di presiedere per il secondo mandato consecutivo e che quest'anno dovrebbe poterci consentire di fare, consentire una serie di attività che forse lasceranno il segno in maniera importante. Poi ho messo ovviamente il vostro logo, che è quello della sezione che ci sta ospitando, e quello del mio gruppo. Permettetemi di metterci anche il gruppo Grotta del CAI di Catania, che quest'anno, tra l'altro, compie 90 anni di storia speleologica e che da sempre si è occupata di grotte vulcaniche. La foto che vedete come sfondo è una delle grotte più belle che ci sono sull'Etna, la grotta KTM. Facile da ricordare per chi appassiona i motociclistiche, e che è una grotta che si è impostata nell'eruzione del 1792. Da queste prime parole potete sicuramente cominciare a pensare che quasi tutte le grotte dell'Etna hanno una data di nascita più o meno definita. Questo perché? Perché ogni colata che abbia determinate caratteristiche di reologia, quindi di modalità di flusso, è in grado di costruire delle grotte. Quindi non si deve attendere il tempo che la natura mette nel produrre le grotte carsiche. Voi siete in un'area di gessi fondamentalmente e magari i tempi sono un po' più brevi, ma non sono ore. Qui una grotta si forma nel giro di un'ora, di 10 giorni, di 2 giorni, di 5 giorni. Poi magari non ci puoi andare per 10 anni perché ancora la temperatura all'interno è piuttosto elevata, però si è formata, cosa che invece in un'area carsica non è possibile vederla con i tempi dell'uomo, ma è bensì con i tempi della geologia. Come vorrei discutere e raccontarvi oggi, farvi una brevissima premessa di tipo storico, poi un inciso su quello che è l'Etna e la sua morfologia, la sua morfogenesi, la sua tettonica strutturale, e infine raggiungere il target che ci siamo posti, cioè le grotte, con la loro genesi e le peculiarità morfologiche, le caratteristiche che caratterizzano quindi gli speleotemi e tutto il resto. E poi una serie di foto che secondo me alla fine della fiera servono un po' per fare scaricare la saliva raccolta dall'oratore e un po' per distrarre voi prima di andare a Nanni. Andiamo avanti un po' di storia. Quello che vedete nella foto è l'esplorazione fatta dal nostro gruppo nel 1964 della grotta più famosa, o quantomeno sicuramente più lunga, ma forse anche la più famosa che c'è sull'Etna, che è la Grotta dei Tre Livelli. Grotta dei Tre Livelli che è impostata sull'eruzione del 1792, e se avete fatto mente a quello che ho detto prima, quindi anche quella grotta, come la KTM, anche questa grotta sta sulla stessa colata eruttiva, è una grotta veramente molto interessante per morfologia. Per dislivello, considerate che ha uno sviluppo di circa 1 km e 100 metri e un dislivello di 304 metri, che fino a qualche anno fa la poneva al terzo posto al mondo come grotte per dislivello totale nell'ambito vulcanico. Non competitiva e no, non può competere con realtà come quelle delle Isole Canarie o delle Azzorre o delle Isole Wight, dove lì si parla di chilometri e chilometri, se non ricordo male, la Cazzamura, che è la grotta vulcanica più lunga al mondo, se non erro, ha superato adesso i 90 o i 100 km di sviluppo. Andiamo avanti, le prime testimonianze sulle grotte dell'Etna, noi le abbiamo nel 1591, quando un castiglionese, cioè un abitante di Castiglione di Sicilia, che viveva in quel di Venezia, si mette all'opera e scrive questo testo, il De Etna Topografia, che racconta del territorio etneo e cita una serie di grotte, tra queste la grotta di Monte Dolce, nota all'epoca come Riconco. Il Riconco è in realtà una depressione che consentiva l'accumulo dell'acqua. Questo Riconco di Monte Dolce, descritto nel 1591 dal Filoteo, lo abbiamo ritrovato e descritto e topografato nel 1994.
quando riprendendo in mano un vecchio lavoro degli anni 70, abbiamo ri ricercato tutta una serie di grotte. E questa grotta, se voi leggete nel latino vulgare del 1600, del XVI secolo, il testo, troverete tantissime analogie con quello che è il risultato delle nostre osservazioni. Quindi il Filoteo non era un fantasioso alla Jules Verne, era uno che c'era entrato veramente in quella grotta, se no non l'avrebbe potuto descrivere in questa maniera. Tra parentesi, lui parla di una grandissima colonia di pipistrelli, e questa colonia è ancora presente in maniera forte, in maniera copiosa. Per fare una velocissima discesa verso i giorni nostri, questi sono gli autori più importanti che raccontano di Etna e di grotte sull'Etna: Carrera, Kircher, Brydon, Recupero, che è un siciliano, Gemellaro, che è un palermitano trapiantato in Sicilia, a Catania, Sartorius de Vatelschausen, descrivono tutti l'Etna e numerose grotte. Ne so, il Gemellaro parla della grotta dei cervi, che consentiva il pernottamento degli escursionisti che salivano verso il cratere. C'è tutta una serie di informazioni. Carrera descrive tutta una serie di grotte che invece erano destinate all'accumulo della neve. Quindi ci sono veramente tante informazioni che vengono raccolte nei secoli sulle grotte vulcaniche. Questo perché diventano estremamente interessanti anche per aspetti economici, perché le grotte in alcune quote erano sfruttate come neviere e il commercio della neve sull'Etna era un commercio importante, dedicato ai ricchi fondamentalmente, perché non tutti si potevano permettere di avere la neve in casa d'estate, ma è l'origine delle famose granite siciliane. Nascono perché c'era questo commercio di neve sull'Etna. Il primo a descrivere però in maniera grafica una grotta è il Sartorius. Detto Sartorius perché, se ricordate, in epoca di romanticismo, tutti i grandi esploratori, scrittori amavano fregiarsi di pseudonimi in latino che li facevano più scienziati, più dotti. Nasce a Gottinga, in Germania, scrive una serie di resoconti enormi che nel 1880 viene pubblicato dal nipote e descrive una grotta importantissima, la grotta delle Palombe. La grotta delle Palombe, questa è la topografia del Sartorius, lo spaccato in sezione, è la grotta che è impostata all'interno dell'eruzione del 1669. Per chi non ha conoscenza di quel fenomeno, l'eruzione del 1669 è l'ultima eruzione che raggiunse Catania e la distrusse in maniera abbastanza importante. Pensate che il fronte lavico, nel giro di circa un mese e mezzo, dalle bocche apertesi a quota circa 800 metri sul livello del mare, raggiunsero la costa e la estesero di circa 1 chilometro. In pieno centro di Catania esiste un maniero, un castello federiciano che era sul mare, oggi è circa 1,5 chilometri distante dalla linea di costa. Quindi, e ancora c'è il fossato che era pieno d'acqua di mare. E se voi guardate dentro il fossato, vi rendete conto che lì ci sono de buttati dentro qualche 15 metri di lava. Quindi pensate che cosa scese. Poi, tanto per non farsi mancare nulla, un po' di anni dopo, nel 1693, quello che era rimasto della città venne raso al suolo dal terremoto della Val di Noto. Se voi considerate che solo a Catania fece 18.000 morti, stiamo parlando di un'eruzione, di un terremoto del XVII secolo, quindi pensate che tipo di evento si è sviluppato. Nel 1882 la sezione di Catania, la sezione dell'Etna, come è denominata, nasce nel 1875. Abbiamo notizia della prima escursione fatta da soci del CAI all'interno della grotta delle Palombe, proprio perché era una grotta simbolo un po' della nostra città, della nostra storia. E addirittura negli atti del consiglio direttivo si dispone l'acquisto di un verricello a sedia, perché chiaramente all'epoca le discese non erano come quelle che magari avete visto in televisione, in qualche film più o meno fantasioso, oppure magari frequentando i nostri corsi o le nostre attività. Ma lì c'era uno che si sedeva comodamente su una sedia, è famosissima, una
un disegno fatto dove martella a cavallo di un bastone viene calato all'interno della Gouffe Berger, e quindi si decise questo acquisto. In realtà noi non abbiamo mai trovato evidenza dell'esistenza di questo verricello, neanche di questa sedia. Probabilmente sarà andata distrutta per eccessivo uso o per totale abbandono. Nel 1933 nasce formalmente l'attività organizzata del gruppo Grotte, e ne abbiamo notizie in un numero unico del 1934, dove si descrive sempre questa famosa grotta delle Palombe. Il giudice Francesco Miceli, un magistrato che aveva la passione per la speleologia ed è quello che cominciò il catasto delle grotte dell'Etna, descrive questo articolo, con questo articolo veramente l'attività che si svolgeva, e descrive benissimo l'attività delle grotte delle Palombe, addirittura posta una fotografia. Quella fotografia che voi vedete in piccolo nel riquadro è una foto del pozzo da 17 metri della grotta delle Palombe, disceso con delle ottime scalette in corda che pesavano quando una 500 praticamente. Qui magari si vedono un po' meglio, per chi è su YouTube le vedrà fra qualche minuto, non è che perché c'è un po' di ritardo dovuto allo streaming, e qui siamo alle foto. Dal 1933, poi abbiamo le testimonianze del 1964, arriviamo ai giorni più o meno recenti. Il catasto sistematico viene pubblicato nel 1975, dove vengono elencate 100 grotte descritte 25 dai professori Brunelli e Scammacca, due speleologi, entrambi ancora in vita. Il professor Scammacca è un valente arzillo 89enne quasi, che ancora va in giro col suo Guzzi in California, e Fabio Brunelli invece è un docente di matematica che è ritornato in Toscana da dove proveniva. La prima grotta descritta è la grotta dell'Oliveto Scammacca, perché questa grotta stava all'interno della proprietà baronale degli Scammacca, proprio sotto il palazzo dove viveva all'epoca il giovane Blasco. Oggi abbiamo modo di raccontare le grotte con questo sito che abbiamo realizzato molti anni fa ormai, dovremmo metterci mano per rinfrescarlo, però è ancora abbastanza attuale. Andiamo adesso alla parte più gradevole. L'Etna, perché ho voluto citarlo come il vulcano giusto nel posto sbagliato? Perché il vulcano giusto è perché per noi etnei l'Etna, a parte gli aspetti speleologici, è un vulcano che ha portato enormi vantaggi, fertilità, a parte gli aspetti turistici adesso, ma la fertilità dei suoli, le caratteristiche del clima e tutto il resto. Ma come tutte le cose belle, hanno sempre un risvolto, e non sempre gradevolissimo. Questa foto che voi vedete di fianco al titolo è una foto dell'eruzione del 1971, la eruzione di Serra Cozzo, che venne veramente a modificare la morfologia del versante nord-orientale dell'Etna. Scusatemi. Perché l'Etna è in un posto sbagliato? Perché tecnicamente noi ci aspetteremmo, nel luogo in cui si trova l'Etna, altro, una pianura, delle faglie magari, eccetera. Perché? Perché l'Etna è proprio a cavallo della zona in cui la placca africana si immette per subduzione al di sotto della placca euroseatica. Poi ci sono tutta una serie di placche minori che si vanno a coordinare, però diciamo che strutturalmente questa è la parte più importante. Da un punto di vista della conoscenza di questi fenomeni di dinamica crostale, noi sappiamo che i vulcani si sviluppano in posizioni diverse. Tant'è vero che conosciamo il vulcanismo del Campano, il vulcanismo laziale, il vulcanismo assolutamente attivo delle isole Eolie, che sono nel posto giusto, qui, perché sono dei vulcani che si chiamano di retroarco. Cioè si sono formate al di sotto dell'arco di subsidenza e quindi hanno sviluppato dei magmi un po' diversi che vengono un po' modificati perché trasportano con loro delle rocce che sono insite nella placca, cioè sono una specie, diciamo sono arricchiti, non sono dei magmi nativi, come si dice, sono dei magmi secondari. L'Etna invece no. L'Etna, nella sua attività più
caratteristica associa un'attività stromboliana che è tipica dei vulcani di retroarco, ma anche una grossa e importante attività di tipo effusivo. In questa maniera, questa è una foto del 2014, una delle ultime eruzioni che siamo riusciti a fotografare senza grossi problemi, e come vedete c'è questa bellissima attività al cratere di sud-est che sta crescendo, oggi è il cratere più alto dell'Etna, e dalla frattura che si è assestata al di sotto del cono si ha la produzione di questa colata che scende verso la valle del Bove. Qui siamo nella posizione più o meno di Rocca della Valle, quindi siamo sul versante nord-orientale dell'Etna guardando verso occidente. Questa è la situazione vulcanica della zona del Mediterraneo. Come vedete, vulcani non ne mancano. Abbiamo i grandi vulcani sottomarini del Tirreno, abbiamo le grandi aree vulcaniche intrusive dell'Aspromonte e delle Serre Calabre, quindi siamo nella zona di Serra San Bruno, eccetera, eccetera, quindi a nord di Catanzaro. Poi una piccola parte di area aspromontana ce l'abbiamo anche nel nord della provincia di Messina. Poi abbiamo le aree vulcaniche del canale di Sicilia e poi i due vulcanismi importanti della zona orientale dell'Etna. Il vulcanismo plioplestiocenico degli Iblei, ormai estinto, e l'Etna, che invece continua a farla da padrona. Considerate che l'Etna è un vulcano tutto sommato giovane, avrà circa 600.000 anni di età, che per la geologia significa un batter di ciglia. Quindi, da questo punto di vista, è ancora tutto in divenire. Qual è la caratteristica però di questo vulcano? E poi lo vedremo, che non è un vulcano che si associa a una specifica morfologia, a uno specifico meccanismo eruttivo. È un vulcano che ha in sé una serie di fenomeni, di morfologie che sono differenti. Ecco perché è quello che si viene a definire un vulcano composito. Ma poi magari ci approfondiamo un po' l'aspetto. Da un punto di vista della tettonica, quindi della dinamica della crosta, quali sono le direttive e le direttrici principali che determinano l'attività dell'Etna? Sono una serie di faglie, in realtà sono tre faglie importanti, più o meno coordinate con la faglia ebleomaltese, con la scarpata ebleomaltese, che è la faglia più importante del bacino del Mediterraneo, con la sua fossa ionica, dove addirittura si conta un rigetto di circa 1000 metri, quindi pensate che questa faglia si è spostata per 1000 metri. Ecco perché i terremoti nella zona dell'est dello Ionio, quindi verso l'Egeo, sono veramente molto importanti, perché c'è un'area tettonica molto forte, molto, molto stressante. Scusatemi, ma oggi è giornata di chiacchiere. Quindi, come vedete, queste direttrici sono di tipo radiale. Ecco perché l'Etna produce eruzioni in tutte le direzioni. E queste sono le vie preferenziali. Una cosa che dovete mettere a mente è questa. Non pensate che un'eruzione, un vulcano, sia un trapano che perfora la roccia. Un vulcano è un opportunista che trova un buco, ci si infila e poi lo allarga a spallate. Quindi di fatto è uno speleologo di sostruttore, cioè il buco c'è. Ci si infila, lo allarga, trova la grotta. Questo è quello che fa il vulcano. Adesso un attimo andiamo a guardare quello del contesto geodinamico. Che cos'è la geodinamica? La geodinamica che cos'è? La geodinamica è quel meccanismo che consente a porzioni di crosta di dislocarsi e di organizzarsi per dar vita a quello che noi oggi osserviamo in superficie, che siano bacini marini, oceanici, oppure delle zone di crosta, delle zolle, eccetera, eccetera. Se voi vedete questa sezione, quello che osservate nella parte sinistra del vostro teleschermo è l'Etna, quello che invece è a destra è tutta la zona delle Eolie. Come vedete qui, il piano di Benioff, cioè la linea di subduzione della crosta africana, si mette sotto la crosta eurasiatica
si hanno questi vulcani che risalgono, ma qui abbiamo l'Etna, no? Con le sue strutture primarie, eccetera, eccetera. A un certo punto, che cosa succede? Nell'Istocene inferiore, quindi fra i 600.000 e i 550.000 anni fa, come dicevamo poco fa, veramente ieri, un'attività di tipo sottomarino, quindi un vulcanismo non evidente, molto simile a quello che noi abbiamo oggi siamo in grado di osservare nel Marsini, nel Marsili, che ne so, in pieno Tirreno, incomincia a immettere delle colate di tipo tabulare, quindi delle colate che si riversano e si spandono sul fondo marino, rimanendo tali fino a un certo punto. Tant'è vero che noi non le abbiamo, cioè noi, l'uomo, se fosse stato presente 600.000 anni fa, non avrebbe potuto osservare queste colate. Oggi lo può perché sono cambiate le dinamiche della crosta e ci hanno portato in superficie determinati fenomeni. A un certo punto, queste vulcaniti basali di tipo toleitico, e perdonatemi se ogni tanto io ci metto dentro qualche, come dico io, mala parola, qualche brutta parola, però è importante questo tipo di classificazione perché? Perché man mano che il tempo è trascorso, le lave, i magmi dell'Etna hanno assunto delle composizioni un po' differenti e questo ha determinato differenti meccanismi di tipo eruttivo e di tipo effusivo. Quindi fondamentalmente dalla variazione della chimica delle lave, dei magmi, si ha una variazione delle morfologie e delle forme che caratterizzano l'apparato e le lave. Andiamo un po' più avanti col tempo, siamo a circa 200.000-100.000 anni fa, c'è l'uomo erectus, siamo intorno alla creazione di Donò, e incominciano a formarsi i vulcani che noi oggi osserviamo, la zona delle timpe, che sono le timpe, sono di fatto delle faglie, sono delle scarpate che costeggiavano il mare, e un vulcanismo tipo centrale che è il Monte Calanna. Oggi il Monte Calanna è una piccola collina che è all'interno, al margine sudorientale della Valle del Bono. Passa il tempo, siamo in epoca di glaciazioni più recenti, quindi intorno tra i 30.000 e i 15.000 anni fa, Mindel, Risse e Wurm sono le tre glaciazioni di riferimento, si forma la Valle del Bove, si vengono a formare gli apparati vulcani come l'unità uttista per l'unità del Trifoglietto, il CA, il centro eruttivo Antili, e l'ETB sono le lave toleitiche basali, si incominciano a formare degli stratovulcani, cioè dei vulcani che hanno la forma del vulcano. Prima avevamo più o meno delle masse, no? Per tabulare. Questi vulcani a un certo punto vengono caratterizzati da un enorme fenomeno tettonico e da un'enorme frana che poi darà vita alla formazione della Valle del Bove. La Valle del Bove è una depressione di circa 8 km di larghezza per circa 11 km di lunghezza sul fianco orientale dell'Etna. Il materiale di questa frana si trova tutto nella costa fra Acireale e Taormina. Arriviamo più vicini a noi. Siamo nelle ultime glaciazioni, abbiamo altri centri eruttivi. L'unità del Trifoglietto, costituita da una serie di centri eruttivi dai nomi folcloristici, Volta del Girolamo, Valalaci, Cuviglioni, Nicola Grande, Piccola, Sera Perciata, eccetera, eccetera. Siamo dentro la struttura di un enorme vulcano, molto più alto dell'Etna attuale, circa 4.000 metri, che si staglia nell'area del Mediterraneo ed è quel vulcano che anche i greci poi descrivono. Andiamo oltre. Abbiamo adesso la formazione del Mongibello antico. Per chi, vabbè, molti di voi sanno che l'Etna ha come nome affettivo Mongibello. Mongibello non è un nome, non ha nulla a che vedere con la bellezza. Mongibello è un nome composto che deve la sua origine all'unione di due termini, uno di tipo latino, mons, e l'altro di tipo arabo, gebel,
Questo perché? Perché l'Etna era quella montagna che era stata unione, ed è stata unione di due culture, la cultura latina che dominava nell'area del Mediterraneo fino alla caduta dell'impero d'Occidente, dell'impero romano d'Occidente, d'Oriente, e poi il mondo arabo, il mondo islamico. Ecco perché l'Etna è il Mungibello, Mons Gibel, la montagna per eccellenza, la montagna montagna. A questo punto abbiamo una struttura molto vicina a quella attuale. La cosa che vi deve incuriosire è qua, è cosa? Che questo vulcano negli anni è migrato dal mare verso la terraferma, ma in realtà il vulcano è sempre lì. È stata la placca che si è spostata, è un po' come una punzolatrice. Questa colonna di risalita, questo plume, quello che si chiama hotspot tecnicamente, ha perforato la roccia della placca in punti differenti e lo può fare per un motivo semplice. Perché come se voi ipotizzate la forma della placca nel momento in cui si immerge sotto l'altra placca eurasiatica, dovete pensare che è come se voi stiraste un pezzo di gomma in quella maniera. Nella parte in cui mettete i pollici a contrasto, la gomma si comprime, nella parte superiore si divarica, e se è una gomma usata si vedono le fessure. Queste fessure sono quelle che ha sfruttato l'Etna, di una struttura che non è gomma ma è plastica, da un punto di vista no, di plastica inteso come polietilene o qualcosa, ma plastica nel senso dello stato fisico del materiale. Siamo all'Etna di oggi. Questa è una foto del 2021 che mi ha regalato un mio carissimo amico. Questo è il sud-est. E questo è quello che l'Etna fa attualmente da un po' di anni a questa parte. Grandi fenomeni parossistici, quindi grandi sbuffi di lava alti anche decine, per non dire centinaia di metri. Considerate che 2 anni fa, nel 2021, 2 anni fa ormai, questo pennacchio ha messo in essere delle colonne magmatiche di tipo piroclastico, che hanno raggiunto i 3.000 metri di quota sopra la cima del vulcano, quindi sono arrivate a circa 6.300 metri. Tant'è vero che durante il mio periodo di tesi, un bel po' di anni fa, in Grecia, sono stato assieme a dei professori dell'Università di Atene a fare delle ricerche su delle ceneri vulcaniche trovate nella piana di Tessalonica e di origine etnea. Quindi pensate che diffusione hanno questi piroclasti quando raggiungono le quote elevate e vengono spostati dalle correnti a getto o da altri fenomeni di alta quota. Andiamo avanti. Adesso arriviamo alla parte più speleologica della cosa. Però io ritengo che un inquadramento della storia geologica dell'Etna era utile. Questa è la grotta del Faggio, una grotta che abbiamo esplorato un po' di anni fa e che siamo riusciti finalmente a pubblicare, uscirà a fine mese con gli atti del Simposium di Vulcanologia 2021. E siamo in un'altra eruzione fondamentale per la storia dell'Etna, l'eruzione 1614-1624. 10 anni continui o più o meno continui di attività effusive sul versante nord dell'Etna, dando vita a una delle morfologie più belle dell'Etna, che è la sciara del Follone. Una sciara è un campo lavico, per capirci, costituito fondamentalmente da lava bastioni, quindi dei grossi blocchi, spesso vuoti sotto e caratterizzate da enormi gallerie di scorrimento, spesso lunghe oltre 600-700 metri. Ma cosa succede quando una colata viene messa a giorno? Scusate se uso ogni tanto qualche termine. Messa a giorno significa viene in superficie, viene eruttata dalla frattura. Abbiamo l'emissione di una colata. Dalla bocca effusiva viene immessa sul terreno una quantità di lava, che è quello che si definisce flusso, che è caratterizzata da temperatura e viscosità ben definite. Considerate che le lave dell'Etna vengono eruttate a una temperatura che oscilla fra i 980 e i 1100 gradi.
A secondo di questa temperatura e di conseguenza della viscosità del materiale emesso, abbiamo delle diverse morfologie. L'unica cosa certa qual è? Che qualsiasi sia la temperatura di emulsione, le lave che noi associamo al fuoco, quindi al caldo, sono dei pessimi conduttori di calore. Pessimo conduttore di calore che significa in natura? Significa che se io lo uso per avvolgere qualche cosa, il calore da questo non lo supera, si mantiene. E qui vi devo dire un'altra brutta parola. Praticamente quello che succede all'interno di una galleria è un sistema di tipo. Scusate. Chiuso, come se fosse un enorme corpo nero, un enorme sistema che non scambia energia con l'esterno, ma la assorbe e quindi si autoconserva. Questa cosa ricordatela perché è estremamente importante. Questa conservazione di energia, quindi non ho un sistema che scambia con l'esterno, è la causa scatenante della formazione delle grotte. Quindi il nostro flusso di lava esce dalla bocca effusiva, si riversa sul pendio, si solidifica nella parte esterna perché si raffredda. Considerate che passa da una temperatura all'ordine di 1000 gradi a una temperatura all'ordine di 18-20 gradi, 15, 3, 2, quindi perde 3 ordini di grandezza di temperatura. Quindi viene praticamente fissata, vetrificata, come se fosse temprata. E come tutte le cose temprate, è fragile. A un certo punto, la pressione idrostatica all'interno di questo materiale, che di fatto si è formato a forma di tubo, spinge a tal punto che sfonda il fronte lavi. E quindi si ha un'estrusione della lava calda all'interno che ha mantenuto la sua temperatura verso l'esterno. Questo movimento, che è quello che vedete nell'immagine con la lettera A, questo, si definisce movimento a cingolo. Perché il materiale nella fronte del suo retrocedere viene avvolto da quello che viene da dietro e viene fagocitato, quindi viene impastato praticamente, riassorbito nel meccanismo. Questo meccanismo si protrae per ore, giorni, settimane, dando vita a quello che è il flusso lavico, con all'interno tutta una serie di canali pieni di lava, di tubi pieni di lava, che sono già formati, ma sono pieni, perché sono il sistema vascolare della colata, un po' il sistema che porta l'alimentazione, che porta il sangue, la lava in questo caso, alla fronte della colata. A un certo punto la colata termina, l'eruzione è a fine, e quindi la colata non perde di alimentazione. Ma cosa succede proprio per quel discorso che dicevo prima? Non, è un sistema che non scambia calore con l'esterno. All'interno il calore si mantiene alto e fa sì che il tubo per gravità si svuoti. Quindi dalla parte più alta verso la parte più bassa questo materiale fuso scorre all'interno di questo tubo chiuso e si va a formare un cul-de-sac che vedete nella fotografia, nel diagramma C, dove si forma un ispessimento. Ma in questa maniera noi non è che vediamo la grotta, la possiamo ipotizzare perché in superficie si vede qualcosa, ma non ci possiamo entrare. Perché è chiusa. Allora dite, ma come fate ad entrare in grotta se non... E lì ci pensa Madre Natura, perché non è necessario scavare sull'Etna. Uno, perché sull'Etna ogni anno mediamente 10-15 grotte nuove ci sono, perché le fa. Poi, nel frattempo ne distrugge altrettante, i terremoti, che non sono pochi sull'Etna, fanno il loro dovere. A un certo punto, una serie di fenomeni portano alla formazione di uno sprofondamento, come quello che vedete adesso in quest'altro diagramma, punto 7, cioè crolla il tetto, oppure succede qualcos'altro. Cos'è questo qualcos'altro? La serie che va da 1 a 3 vi dice cosa succede quando la colata viene a giorno. Si forma un primo letto, che è il Talweg, che viene dal tedesco Talweg, talamo tecnicamente. Si formano gli argini. Siccome questo materiale è estremamente abrasivo, costituito di fatto da tre fasi, una fase gassosa,
che sono il motore della lava, una fase fluida e una fase solida, scava molto profondamente al di sotto, perché è una vera... Considerate che negli anni, nell'Ottocento si parlava addirittura di morene vulcaniche, proprio similitudine, una similitudine fra il meccanismo morenico dei ghiacciai e quello delle colate che spingevano in avanti. Questi argini che si formano per sprofondamento e per accumulo di materiale, perché lungo questa colata voi dovete pensare che c'è un ribollire di lave che vengono sputacchiate sui margini e con dei fenomeni che, per usare un'altra volgarità geologica, si chiamano splatting, e vengono accumulate queste grosse fette, queste grosse pani di lava fusa sui margini. Questo fa sì che un po' per l'escavazione in basso, un po' per l'accumulo di questi argini, come nella serie 4A, quindi 4, 5, 6A nell'immagine, si incominciano a formare degli argini sempre più alti che, essendo plastici, a un certo tipo punto cadono uno verso l'altro, dando vita a una galleria, un tubo di lava che si è costituito per quello che si chiama coalescenza degli argini, cioè per saldatura. La sezione che voi andrete a vedere, una galleria del genere, sarà una sezione di tipo a sesto acuto, un po' un arco arabo. Se invece la colata si raffredda omogeneamente e quindi si forma, si spessisce la volta di questo tubo di lava, poi magari un sovrascorrimento, cioè un rifluire della lava, lo ricopre, questo sistema si chiude totalmente e si svuoterà esclusivamente per gravità, eccetera, eccetera. Ma in entrambi i casi, per poter entrare dentro questa grotta, è necessario che ci sia qualche fenomeno meccanico. Si dovrà determinare un crollo. Nel momento in cui si termina il crollo, lo speleologo contento entra in grotta. Dopo un po' di anni, perché io vi dico solamente una cosa, nel 1996, abbiamo fatto tanti anni fa quando eravamo giovani e con meno pensieri, un campo esplorativo sull'Etna, nella Valle del Bove, che per vostra conoscenza non ha né acqua né alberi, e l'estate, anche se sei sull'Etna, non è che è proprio fresca fresca qua dalle nostre parti. Fatto sta che il nostro campo portò all'esplorazione di tutta una serie di grotte. All'interno di questa colata, che era la colata del 1991-93, quindi dopo 3 anni abbondanti, all'interno della Valle del Voe c'erano delle grotte al cui ingresso la temperatura misurata era all'ordine dei 70 gradi. Fatti 5 metri, fatti perché ci abbiamo buttato dentro una sonda e non perché ci siamo entrati, si superavano i 140 gradi, dopo 3 anni dalla fine del fenomeno eruttivo. Altre grotte più recenti, più antiche, scusate, avevano delle temperature d'ingresso nell'ordine dei 30 gradi, ma superati i primi 10 metri arrivavano a 70-65 gradi, quindi non erano percorribili, perché a quelle condizioni veramente si schiatta in un attimo. Questa è una grotta dal nome fantasioso che si chiama Ambudda Tivisciteddu, significherebbe la bolla del piccolo pesce, e che è nella colata in una dagala, in una formazione relitta nei pressi dell'eruzione del 1669. Una grotta interessante dal punto di vista delle morfologie, fotografata all'epoca ancora qualche anno fa, quando si riusciva a mettere in piedi anche un po' di carburo. Ora siamo tutti ambientalisti e usiamo solo lampade a LED e pile ricaricabili. Un'altra grotta, questa è la grotta KTM, un'altra morfologia. Guardate qui come le gallerie assumono forme diverse, se la paragonate alla precedente. Qui vedete una forma a campana, proprio perché qui siamo dentro una frattura eruttiva. Cioè qui abbiamo una struttura in cui gli argini si sono saldati per quel fenomeno di coalescenza. Qui invece la galleria è diversa. Vedete che è tutta univoca, non ha suture centrali in questo punto. Questa è sempre la grotta KTM, attenzione, però questa è la parte più bassa, dove alla frattura eruttiva segue il flusso lavico, diciamo, ordinario, quello che gli inglesi chiamano il lava flow, cioè la colata vera e propria. Sempre KTM, nella parte terminale, la caratteristica qual è? Una volta ricca di fenomeni di rifusione, che sono, ora vedremo di che si tratta, è un pavimento assolutamente scoriaceo.
Quello che vedete in basso, dove ci poggiata la macchina fotografica di Viviana, che è una delle nostre speleologhe più in gamba, è un pavimento che, utilizzando una nomenclatura internazionale, è definita una lava di tipo AA. È un termine hawaiano che deve la sua origine a una onomatopea. È una lava sulla quale non si può camminare a piedi nudi. E devo dire, non ci si può andare neanche con le ginocchiere, perché fanno male uguale le ginocchia. Per cui, quindi, come vedete, le morfologie sono estremamente diverse. Quello che vedete qui è sempre una galleria. Questa, per esempio, sulla sinistra, che voi osservate, abbiamo una mensola, e questa è in pratica un aborto di galleria. Si stava costituendo dentro il tubo principale una seconda galleria, perché che il sistema tende a conservare energia, è adiabatico, tende a non scaricare energia all'esterno, e di conseguenza, quando vede di perdere forza e potenza, cerca di chiudersi in un contenitore più piccolo. Ecco perché si creano gallerie una dentro l'altra. La grotta dei tre livelli, che vi ho fatto vedere all'inizio, è proprio per questo motivo. Ci sono tre tubi di scorrimento, uno dentro l'altro, a quote differenti. Perché man mano che l'energia diminuiva, il sistema si conservava, andava in tutela. Adesso passiamo un po' a un'altra argomentazione gradevole, e poi pigliamo una calata, perché già siamo più di 45 minuti e la soglia di attenzione scende vertiginosamente. Gli speleodemi, più o meno siete abituati a parlare di stalattiti, stalagmiti, vele, concrezioni di vario genere, aragoniti. Queste sono delle concrezioni all'interno di una grotta vulcanica, ma non sono concrezioni primarie. Sono concrezioni secondarie. Queste sono molto simili alle concrezioni che si formano all'interno di una grotta carsica, ma in realtà sono legate a dei fenomeni di tipo idrotermale, cioè delle miscele di acqua e gas caldi attraversano la roccia, asportano dalla roccia una grandissima quantità di minerali, e le rocce laviche, a differenza delle rocce carbonatiche, sono molto ricche di altri minerali, e li depositano all'interno della galleria in coincidenza delle fratture. Questo perché? Perché ci sono delle variazioni della solubilità delle varie componenti, la pressione parziale delle varie componenti varie, e quindi si ha la deposizione della concrezione. Considerate che negli studi fatti, anche da sottoscritto, quando avevo un po' più di tempo per queste cose, nelle grotte dell'Etna abbiamo rintracciato qualcosa come una trentina di minerali diversi, tra solfati, carbonati, alcuni ossidi, eccetera, eccetera, oltre e sette minerali che non erano mai stati segnalati sull'Etna. Quindi pensate che tipo di patrimonio enorme a livello mineralogico. Andiamo a delle morfologie invece primarie. Queste si chiamano stalattiti da rifusione. Sono il risultato di quel fenomeno abbastanza frequente, ma non costante, determinato dall'innalzamento della temperatura all'interno del tubo lavico. Vi ritornerà in mente più volte, ve l'ho detto, il sistema non scambia energia con l'esterno, anzi la accumula all'interno. Ne accumula talmente tanta che in alcuni casi la temperatura all'interno della galleria è superiore a quella della bocca di emissione, quindi superiore alla temperatura primaria, di originaria. Questo fa sì, per accumulo di gas, per innalzamento di temperatura, le masse gassose esplodano. Sono fondamentalmente metano, ossidi di zolfo, anidride carbonica, acqua. Questa esplosione innalza ulteriormente la temperatura, provoca la fusione della crosta della galleria sovrastante, che incomincia a gocciolare. Però siccome sono dei fenomeni a brevissimo tempo, si chiamano fenomeni flash, vengono a formarsi delle piccole stalattiti, non è da noi. Se andate in Islanda o in Hawaii o nei grandi vulcani di tipo centro-atlantico o centro-oceanico in genere, vedete anche roba diversa. In Islanda si trovano anche le stalagmiti da rifusione, dovute al gocciolamento, perché lì le temperature sono diverse e si riescono a solidificare, i flussi sono un po' diversi. Un'altra morfologia particolarissima sono i rotoli di lava, abbastanza rari all'estero, molto frequenti sull'Etna,
Io quando le spieghiamo ai ragazzini faccio un esempio banale. Sicuramente avrete pensato, visto vostro padre provare a mettere la carta da parati. Se non fai l'imbianchino per professione, il primo esperimento, il primo risultato che tu hai di questo tentativo di appiccicare la carta da parati è quella che tu l'attacchi dopo 2 minuti. Bel bella, la carta dalla parte più in alto verso il basso si stacca e si arriccia verso terra. Questo è quello che succede all'interno di una galleria di scorrimento. Quella è una carta da parati di lava che, siccome il flusso non è costituito da una massa solida, ma da una serie di strati pian paralleli costituiti da materiale solido che è la lava e dai gas che fanno da collante, se c'è una frattura e questi gas fuggono da questa situazione, viene meno la tensione superficiale che trattiene i due strati. E lo strato si scolla. Poi il flusso lavico lo spinge contro le pareti. Sull'Etna abbiamo identificato dei rotoli di lava anche di 2 metri di diametro. Quindi pensate che bella roba che è caduta dentro. Questa è la grotta della Montagnola, è una grotta che non esiste più. E quella è all'epoca il professore Scammacca, quando andavamo in giro per grotte. Stiamo parlando degli anni 90. Questa è la grotta di Cassone, oggi chiusa perché dice che sta crollando. Quello che vedete sulla destra, la destra della fanciulla, una foto fatta durante un corso sulle grotte vulcaniche nel 2010 di Alessandro Torusso, che è un istruttore nazionale, un istruttore di speleologia del CAI di Trieste, della Buegan, è un blister. Io penso che tutti noi abbiamo preso più o meno una pillola nella nostra vita, l'abbiamo tirata fuori da un blister. Ma in realtà il blister non è il contenitore della pillola, ma il risultato dell'estrusione della pillola dal contenitore, cioè quella specie di frammentazione che si ha all'interno. Il termine italiano è un termine osceno, sarebbe flittene, che è un termine medico, ma una bolla esplosa è di fatto il risultato. Questo avviene perché quando all'interno di quegli strati che abbiamo detto costituiscono le rocce uno dietro l'altro, uno strato di lava, uno strato di gas, lo strato di lava verso l'esterno della galleria incomincia a essere molto sottile, la pressione all'interno della galleria, dell'interstrato, fa sì che la pellicola di lava rimasta si incomincia a gonfiare, quindi si incomincia a tendere un po' come se fosse una ustione. E a un certo punto la pressione interna supera la tensione superficiale della bolla e la bolla esplode, lasciando questi margini arricciati che voi potete vedere sul lato destro dell'immagine. Ma di questi ce ne sono bellissimi, grandi, eccetera, eccetera. I più grandi al mondo hanno diametro intorno a 20 metri e sono in un vulcano in Etiopia, che ha un vulcanismo un po' più fluido di quello dell'Etna. Ma esistono dei fenomeni secondari, avete visto all'inizio, guardate queste sono concrezioni secondarie, abbiamo anche delle stalagmiti, delle eccentriche, per lo più sono dei carbonati o dei solfati di sodio, potassio, alluminio, cromo, manganese, c'è di tutto dentro. Tant'è vero che abbiamo colori che vanno dal giallo al verde pisello, al viola, al rosso, eccetera. Queste concrezioni hanno un pregio che sono estremamente belle, difficili da studiare, è un difetto che sono effimere. Appena la percentuale di umidità all'interno della galleria varia, si solubilizzano e spariscono. Quindi diventa veramente prezioso poterle fotografare per lasciarle in memoria. Un'altra caratteristica delle grotte, adesso corriamo verso la fine, è l'antropizzazione delle grotte dell'Etna. Nella zona urbana della città, questa è la grotta di Via Cecchi, una grotta che abbiamo esplorato un po' di anni fa, negli anni 90, e non abbiamo potuto completare il rilievo perché ci si è messa in mezzo la sovrintendenza ai beni archeologici. Il proprietario la volevano chiudere, questo se l'è pensata bene, gli ha messo un muro di cemento armato davanti e l'azienda più in grotta. Quindi, poi ancora sono in causa con la sovrintendenza, ma tanto, tempi biblici. Poi dentro abbiamo trovato, scusate, abbiamo trovato una decina di sepolture di epoca greca e dall'epoca greca all'epoca tardo-romana, quindi paleocristiane. Qui siamo invece sul versante sud dell'Etna. Questa è una grotta stupidissima che si chiama Grotta di Pitagora,
che però ha un panorama che è qualcosa di pazzesco. Non so se si riesce a vedere dall'immagine in maniera corretta, ma come vedete si vede il Golfo di Catania, tutta una serie di crateri secondari che sono dei coni che si sono formati durante le varie eruzioni. Per vostra notizia, questo cratere dove ho messo la manina, spero si veda, sono i crateri dell'eruzione del 1669 e questa è Catania. Quindi pensate quanta strada ha fatto ostacolata per arrivare fino al mare. Qui siamo vicino sul versante sud dell'Etna, ai piedi della zona del Salifizio, dello Scorpione. Qui siamo sempre su altre grotte. Queste sono grotte più vecchie. Da che cosa lo vedo? Dal fatto che le lave si sono ricoperte da uno strato di materiale secondario. Quello per lo più che vedete è gesso e calcite, perché la presenza di anidride carbonica elevata, le piogge, l'apporto fanno sì che si vengano a costruire delle membrane, delle piccole patine biancastre che vanno a colorare di diverso le nostre gallerie. Esiste una grotta nella zona occidentale dell'Etna, che è la zona più vecchia, che è la grotta di Maniace, dove dentro ci sono stalattiti di calcite di 15-20 cm. E stiamo parlando di grotte che hanno 15.000 anni circa. Eruzione del 1983. Questa è la grotta Piero Retano. E questo è uno dei classici ingressi di una grotta vulcanica. Un pozzettino di un paio di un po' di metri che dà accesso a una galleria dalle forme più o meno regolari. Come vedete, in basso a destra c'è per esempio c'è un piccolo rodo di lava e si vede benissimo la carta da parati, per usare l'eufemismo che ho usato prima, che si è staccata dalla parete. Qua siamo sul versante nord, siamo all'interno di un cratere. Questo si chiama grotta, il nome è uno scioglilingua, Pozzo di Monte Due Pizzi, inferiore e secondo. Siamo all'interno di un grosso ornito, quindi un grosso cratere d'accumulo, cono d'accumulo. Si scende per circa 35 metri e si arriva alla base. All'interno alla base di questo pozzo si trova questa galleria, dai colori rosso porpora. Perché dice il rosso porpora? Qui perché in queste condizioni la temperatura era molto alta, si sono determinate delle separazioni di ossido di ferro, e l'ossido di ferro, in questo caso l'ematite, è rossa. Quindi si sono formate questi depositi ematitici lungo le pareti di questa cosa, dovute alla elevatissima temperatura dell'ambiente. Stiamo parlando dell'ordine di 1000 gradi circa. Presenze archeologiche. Qua siamo a una quota piuttosto bassa, intorno ai 650, 450, tra i 450 e i 500 metri. Queste sono quello che resta di anfore binarie romane, quelle con l'umbone sotto, quelle che servono per essere impilate. E qui ne abbiamo sull'Etna, se ne trovano abbastanza. Morfologia diversa. Ingresso sulla sinistra, ingresso della grotta dei tre livelli. Foto storica del 1994, ancora eravamo veramente quasi alle prime armi. Questa invece sulla destra è una galleria che si è formata, come dicevamo prima, per coalescenza. Vedete come si vede proprio perfettamente la sutura dei due argini e i vari strati della roccia, come se fossero delle lastre appoggiate una sull'altra. Questa è la grotta degli Archi sul versante occidentale dell'Etna. Il bello dell'Etna è che continua a produrre materiale, a immetterlo sulla superficie, quindi fondamentalmente noi non avremo mai finito di catalogare grotte e lo faremo sempre con la nostra voglia di fare. Vi volevo salutare con una foto un po' a cui sono molto legato, perché è un'eruzione degli anni, se non ricordo male, 2000 e qualcosa, dove sono riuscito a mettere insieme il cratere
da 2.400 metri che eruttava e sparava, e contemporaneamente la grande colata lavica che si riversava lungo la valle del Bove, lungo la canalone della sabbia in valle del Bove, e poi arrivava dentro la valle del Bove. Questa è una foto a cui sono molto affezionato, anche perché secondo me dà tutta l'idea di quello che è la potenza di un vulcano come Elettra. Io avrei finito, spero di non avervi annoiato troppo, e sono a disposizione per qualsiasi tipo di richiesta, domanda plausibile, chiaramente, ed è fattibile nelle capacità del sottoscritto. Interrompiamo la condivisione, tanto non me ne frega niente di guardare il mio desktop. Ok, e adesso a voi. Giuseppe, viene in mente una cosa, qualcosa che mi è balzato un po' anche per la presentazione. A livello logistico, visto che si parlava anche di difficoltà per arrivare agli accessi delle grotte, comunque agli ingressi, avete un'organizzazione cioè particolare, insomma, metodologie Ma di... allora, se considera questo, che a seconda della zona in cui ti muovi, passi da una grotta che posteggi una macchina davanti ed entri dentro la grotta, a una grotta che ti devi fare 15 km di sciara per raggiungerla, di campo lavico. Ti dico solamente una cosa, io ora, diciamo, un po' per gli impegni che tu conosci, un po' per il fatto che non sono più giovanottino, consumo meno scarponi di una volta. Però considera che io usavo, non voglio fare pubblicità a nessuno, ma usavo sui campi lavici i Nepal Top, che è la sportiva, e ne consumavo un paio l'anno. Quindi, se ho reso l'idea di che tipo di scarpone stiamo parlando e che tipo di usura abbiamo in media, capisci che cosa significa raggiungere spesso. Ti dico solamente che durante la mia tesi in Grecia, ho fatto una tesi di rilevamento su un vulcano piccolissimo, circa 2 km di due quadrati di tavoletta, per capirci. In 3 settimane ho buttato un paio di scarponi. In 3 settimane. Quindi, ripeto, non compro gli scarponi del Decathlon, non è che non voglio fare pubblicità al Decathlon, ho sempre comprato scarponi discreti. Quindi, non è facile da questo punto di vista. Cioè, devi avere una buona conoscenza della movimentazione sulle lave, perché non è uguale. Considera che è un po' come scendere un ghiaione, solamente che questo ghiaione spesso è magari lì, invece è un ghiaione in piano che si muove ugualmente. E poi c'è anche il problema che spesso non c'è l'acqua, sull'Etna non c'è acqua, quindi, o quantomeno non c'è acqua in superficie. Quando noi abbiamo fatto il campo in Valle del Bove nel 96, che poi abbiamo replicato per circa 10 anni, in realtà, il primo anno siamo stati dentro 10 giorni e ci dovevano portare i fornimenti di acqua potabile, il supporto logistico del gruppo, facendosi salendo con i mezzi della funivia fino a quota 2.500 circa, e poi scendendo per circa 1.000 metri lungo il Salerno della Sabbia, per arrivare dove avevamo noi il campo. La fortuna è stata che avevamo di fianco un nevaio coperto dalla cenere vulcanica che non fa fondere la neve, quindi avevamo questa neve che scioglievamo per gli usi, chiamiamoli domestici, non per berla, perché non era il caso, visto che lì l'acidità non è bassa. Per quanto riguarda invece gli aspetti tecnici, il discorso è un po' più complesso, perché il materiale non sempre è coerente, quindi è abbastanza, diciamo, difficile da gestire. Eccetera, eccetera. Per esempio, quando si scende all'interno dei pozzi, come quello che vi ho fatto vedere in una delle fotografie finali, lì per poter montare una corda hai bisogno di portarti dietro 4-5 pali da recinzione, di quelli alti a metro, un metro e mezzo, li butti dentro e fai un po' un corpo morto, praticamente, tipo armo sulla neve o sui ghiacciai. Diciamo, non è semplice. Durante un paio di esplorazioni di campi, io sono stato in Islanda 2 volte. Durante il primo anno, la prima
campagne di esplorazione, per poter andare a esplorare un pozzo abbiamo dovuto armare a circa 40 metri di distanza, nel senso che l'unico posto dove potevamo ancorare del materiale decente era 40 metri prima dell'ingresso del pozzo. Quindi tu vedevi 40 metri di corde a terra e poi finalmente la possibilità di attaccare una scaletta che serviva da protezione e poi la corda per scendere sotto. Quindi non è semplice, ci vuole un buon logista e poi c'è un problema che è l'usura dei materiali. Considera che la polvere lavica è silice, quindi quando si infila all'interno di una corda è come se poi ci mettesse dentro della carta vetrata. Quindi una corda lasciata in fisso in una grotta vulcanica è una corda che dura 3 anni, 4 anni. Diciamo non è salubre come sistema di mantenimento del materiale. Poi per il resto non è come tutte le cose, poi ci sono un po' di problemi legati alla luce, questo sì, ma anche perché essendo una grotta molto scura, un materiale molto scuro, la luce che butti dentro spesso sembra insufficiente. Io non ho messo fotografie di una grotta che si chiama grotta di Monte Nunziata. La grotta di Monte Nunziata è nell'eruzione del 1983. Vi dico solamente che siamo scesi lì per fare delle foto in un salone molto grande. Abbiamo portato dentro, per chi ha un po' di competenze di fotografie, due mezzi 45 e un mezzo 60. Significa 150 metri di numero guida di luce. Non siamo riusciti a fare una foto decente. Per poter fare le foto abbiamo dovuto portare il gruppo elettrogeno e montare i faretti. Quindi pensa, ci sono delle difficoltà. Il vantaggio qual è? Uno, che non ti sporchi quasi mai, perché umidità non esiste, quindi semmai ti scoriazioni, sbrechi sulla tuta, eccetera, eccetera. L'altro, che non hai mai grandissime estensioni, cioè non hai la galleria di 10 km. Infatti il fatto che grotte da 10 km in Italia non è che ci sono tante, però anche se ci fossero sull'Etna ci potrebbero essere. Poi non hai grandissime verticali, tranne qualche caso particolare. Io non vi ho messo dentro delle grotte di frattura eruttiva, perché sono delle grotte un po' particolari, molto pericolose, ma scendono anche 100 metri sottoterra. I pozzi del 1923, se non erro, Betta, che vedo collegata, l'ha fatta, se non ricordo male, un po' di anni fa. È un pozzo che scende per 100 metri circa, raggiunge la galleria di scorrimento a livello basale e poi prosegue per quasi 1 chilometro, con una risalita di 70 metri. Quindi ci sono delle morfologie, però sono delle grotte un po' particolari, un po' pericolose, quindi si evitiamo magari, ci vai, fai il rilievo, ma non ci torni a cuor leggero. Spero di averti dato i riscontri che ti servivano. No, infatti è stata esauriente, era quello a cui volevo arrivare, insomma, la domanda comprendeva un po' tutti questi aspetti, comprendeva. E mentre ci sono, se parlo solo io, mentre se ne approfitto, visto che ci sono restrizioni, come dicevi all'inizio, quanto riguarda gli accessi alle aree più pericolose, attualmente la maggioranza delle grotte a cui potete accedere voi, a che quote si trovano, se sono accessibili? No, sono tutte accessibili. La maggior parte, considera che il grosso delle grotte sull'Etna si sviluppano fra i 600 e i 2000 metri di quota. La quota di sicurezza in questo momento è a 2600 metri. Ah, 2600 la quota di sicurezza. Okay. Quindi però ci sono delle grotte anche a quota. Io conosco grotte a 3000 metri di quota. Tipo la grotta Gaetano Ponte, che è a 3000 metri, eccetera, eccetera. Quindi quelle sono un po' più problematiche. Onestamente, io fra il Dipartimento di Scienze della Terra, quindi la vulcanologia, e il fatto di essere titolato del CAI, eccetera, eccetera, onestamente se voglio salvo, e non mi dice niente nessuno. Però diventa una scelta da fare con molta attenzione, perché non sempre i rischi sono molti. Specialmente se c'è attività stromboliana in corso, il rischio è quello che si arrivi in sassata in testa, non è una cosa. E non è che viaggiano per pochi metri. Quell'eruzione del 2014 che avete visto in una delle foto, quando si è aperto il cratere che ha dato vita all'eruzione, a 2700 metri di quota circa, sono arrivati a 1600 metri di quota delle
dei piroclasti del peso di 3 kg. E al rifugio Citelli, che è sul versante proprio sotto la zona di Serracozzo, hanno distrutto una decina di macchine, cioè macchine con buchi nel tetto della macchina. Non erano spider, e neanche cabriolet, cioè, quindi io non lo posso scordare mai. Avevo appena comprato la macchina, quella che ho ancora adesso, con i suoi 300 e passa mila chilometri, perché era nuova di pacca. E una sera eravamo con tre amici, beh, andiamo in grotta, spesso lo facevamo d'estate. Arrivati a un certo punto, ho cominciato a sentire come se piovesse. Poi questa pioggia è cominciata a diventare, la macchina era una settimana, 10 giorni, non lo so, era immacolata. Mi è venuta la pelle d'oca, a parte che ancora dovevo pagarmela per non so quanti anni, ma questo, diciamo, è un piccolo problema che penso più o meno tutti quanti abbiamo vissuto. Sono arrivato, eravamo a circa 750 metri di quota e cadeva roba del diametro di un uovo. Quindi abbiamo guardato in faccia gli amici e si scusate, dico io, come ancora devo cominciare a pagare la macchina? Vorrei evitare di pagare una macchina che non c'è più. E quindi siamo tornati indietro. Non è la prima volta che succede. È capitato di prendere delle belle salve di lapilli in testa. Quindi anche quando si va a fare un'escursione da noi è buona norma, se vai in quota, portate il casco, anche se non devi andare in grotta. Quindi però le quote sono, le grotte la maggior parte, considera sull'Etna, io personalmente conosco circa 270 grotte. E il 95% di queste è fra i 700, 650, 600 metri e i 2000 metri di quota. Poi c'è un restante 5-7% che sarà fra un 5% al di sotto dei 700 metri e un 2% al di sopra dei 2600, non di più. Però, diciamo, tendenzialmente le grotte le trovi dove c'è attività effusiva, cioè dove sono colate. Nella parte sommitale hai fondamentalmente materiale, attività piroclastica, e quindi parossismi, quindi lanci di proiettili. Ma sì, tu, solo tu curioso in questo consesso. No, ne approfitto, dai, un altro ancora, dai. No, un'altra curiosità. A livello di temperatura, visto che si parlava appunto dove si è privi di umidità, comunque di questi aspetti che sono invece principali in altri tipi di grotte, l'abbigliamento e anche un po' le temperature medie, che non so se seguono un po' l'altezza di apertura. Allora, l'Etna è una montagna di 3.300 metri, 3.348 in questo momento, perché l'Etna è una delle poche montagne al mondo che cresce a seconda dell'umore. È un po' come la pancia di noi di una certa età, noi se mangiamo un po' troppo ci arrotondiamo, se ci mettiamo a dieta riusciamo ad avere delle forme più umane. E quindi l'Etna varia come altezza, però considera un fatto che sembra una montagna con 3.000 metri di qua e ha un clima un po' particolare. Quindi ci sono grotte con temperatura di 2 gradi e grotte con temperatura di 18. Quindi tu, insomma, la grotta dei Tre Livelli in questo momento ha all'interno una temperatura di 4 gradi, e quando all'esterno ne hai meno 2. Diciamo, l'andamento è più o meno simile. Considera che se a Catania ci sono 12 gradi, a 2000 metri ce n'è 4. Quindi la temperatura media di quelle grotte è quella, fondamentalmente. Quindi, se considera, ripeto, io sono stato alla Tre Livelli con due ragazzi del CAI di Saronno, che non ho qua a farsi un giro, e mi fa, faccio andiamo. Tra l'altro erano del gruppo di Super Giovane, di Ferrario, di Andrea Ferrario. E quindi andiamo. Da sera gli ho detto: guarda, possiamo andarci, ma dopo l'ufficio, perché io lavoro. Non, alle 6:30 ci siamo visti da una parte e siamo andati in grotta. Siamo stati dentro. Quando siamo usciti dalla grotta, stiamo parlando di circa un mese e mezzo fa, c'erano 0 gradi. E dentro ce ne sono stati 4-5 di più. Quindi non sono proprio calde calde, eh. Cioè non sono grotte tropicali. Certo, se vai alla grotta, che ne so, all'Immacolatelle, a 300 metri di quota, dentro c'è magari pure 20 gradi in certi periodi dell'anno. C'è una foto,
fatta durante il primo corso che abbiamo fatto sulle grotte vulcaniche nel 2000, un corso internazionale perché avevamo allievi spagnoli, croati, bosniaci, c'era veramente un corso bellissimo, 20 passa allievi per un corso di specializzazione del CAI, quindi niente di particolarmente tecnico. C'è una foto alla grotta del Micio Conti, che era nel Parco delle Immacolatelle, dove c'è gente a torso nudo con due pezzi perché stava morendo, facendo la lezione di topografia, stava morendo, stiamo schiattando di caldo. Quindi diciamo, ci sono grotte calde, però se ti muovi in montagna, nel senso che superati 700 metri di quota, il caldo te lo puoi scordare. Cioè, io d'inverno nelle grotte, quelle più giuste, metto sotto tuta medio, non quello leggero, assolutamente. Quella grotta ti dicevo di 100 metri, e poi mi taccio. Cioè, è accessibile più o meno 4 mesi l'anno. Perché se ci vai adesso ci sono 6 metri di neve, quindi il problema non si pone. Ma se ci vai a maggio fino alla metà di luglio, non entri, perché a metà, a circa 10 metri dall'ingresso, c'è un tappo di ghiaccio di circa 5 metri, 6 metri. E quindi ti faccio capire quando sia calda là dentro, anche se ci levi il ghiaccio. Quindi le grotte non sono proprio calde calde, non sono grotte tropicali, sicuramente. Sono molto variegate e chiaramente rispecchiano l'andamento della quota. Ok, grazie. Cosa? Quando vuoi venire? Sì, eh. Perché È sempre in mezzo alle mille cose, c'è anche vabbè, ma questo. tanto a dicembre ci devi venire per forza. Certo che ci devo venire, infatti. E il programma prevede una giornata dedicata solo alle grotte. Per l'Immacolata si va in grotta o in torrente, a seconda di quello che preferisci, ma tanto so che tu preferisci la grotta. Come noi della generazione precedente, quindi i più giovani sono più da torrente, noi siamo più da spelio o puzza di carburo. Va bene, ragazzi, io se volete sono a vostra disposizione, ma non mi pare che ci sia grande richiesta di interventi. Io avrei Sono una domanda. anche due. Allora, premetto che non sono una speleologa, Vabbè, però è ma stato. questa è una cosa grave, io onestamente bisognerebbe Mi ci recuperare. deve portare Marcello, glielo ho detto che prima o poi mi ci deve L'ho già portare. detto più volte, poi aspettiamo. La Arrivo, pazienza c'è arrivo. sempre. Una serata interessantissima e ha messo, almeno a me, moltissima curiosità e complimenti. Ma volevo capire una cosa. Ha detto che praticamente nell'esempio che aveva fatto, che Ha una detto donna. chi? No, Hai aveva detto, detto. scusami, hai detto. Perdonami. Che in una grotta praticamente dopo 3 anni che si era aperta c'erano comunque 75 gradi all'interno. Sì. Cioè, quindi indicativamente dopo quanti anni uno può entrare in una grotta, se c'è una media? Non c'è una media. Ci sono due parametri strani in grotta, che sono legati a un aspetto. Uno è la circolazione dell'aria, per cui se la circolazione dell'aria è spinta e il flusso è un flusso, per esempio, dall'esterno verso l'interno, il raffreddamento è abbastanza veloce. Se invece il flusso è inverso, è più lento. Ma è un fenomeno simile, noi lo vediamo per esempio anche nell'antropizzazione, diciamo nel popolamento vegetale delle colate. Ci sono delle colate che non presentano nessuna copertura vegetale dopo 250 anni. Ci sono delle colate nel giro di 10 anni già hanno delle piante superiori. Quindi da questo punto di vista non si può, dipende molto da come è fratturata la colata in superficie e da quanta aria entra all'interno del sistema. Quindi per il raffreddamento più la circolazione d'aria è spinta, più il raffreddamento è rapido. Ma mediamente prima di 3-5 anni non si riesce ad entrare una grotta oltre i primi metri d'ingresso. Magari i primi 10 metri li fai, ma poi appena ti spingi dentro non ce la fai più. Cioè, io sono stato a fare dei campionamenti in delle grotte con temperature di 47 gradi. Ci stai 10 minuti e scappi perché veramente ti senti male. Poi se non hai se hai problemi con la pressione, cose, cioè, resti là. Non è, siccome è un hobby, nessuno ti dà la medaglia. Sì, no. Va bene,
ci si va un po' più avanti. Però considera un fatto che queste sono eccezioni, stiamo parlando di situazioni estreme. Una grotta vulcanica è quasi alla portata di tutti. Tu considera che noi abbiamo delle grotte dove abbiamo portato tetraplegici, cose, quindi con diversamente Esperio di Matteo Turci e compagni, quando partimmo, si partì con tutte quelle cose. Noi abbiamo portato in grotta ragazzi sulla sedia a rotelle, con la barella totalmente, veramente non sono complicate, assolutamente. Però chiaramente se ti aspetti la grotta con le morfologie della grotta di Frasassi, la delusione è assoluta. Se ti incuriosisce il fatto che quella sia una grotta che c'è una data di nascita, che dentro ci stava un materiale che si è fatta la grotta su misura, allora e non ci stavano 2 milioni di anni per fare una cavità, forse si nascono altri. Poi considera il fatto, i miei studi sono di geologia e di vulcanologia, quindi geochimica e vulcanologia delle fortezze. Per cui per me è passione doppia. Però le grotte vulcaniche o ti pigliano o la fai una e poi ne fai più. Se ti pigliano sei rovinato. Grazie. Prego, che cosa? Va bene, signori, io staccherei di parlare, vado a prendere un mezzo litro d'acqua come minimo, perché ho la lingua a tappetino. Va bene. Spero di avervi incuriosito, se non altro, sappiate che Catania è ben servita dagli aeroporti, da tutti gli aeroporti italiani, anche con mezzi civili, se vi organizzate prima. Un posto per dormire si trova. Fino adesso. Ciao Luisa. No, Ciao perché Giuseppe, ciao. ho visto un paio, ci sono io c'ho i fans, no? Addirittura mi vengono a cercare in giro. No, scherzo a parte, ci siamo visti all'assemblea a Ariano l'altra volta Ah, con ok, un po' Marco e bravo. Luisa. Sì, sono stati da noi 2 anni fa, l'anno scorso. No, 2 anni Due fa. anni fa, due anni 2 anni fa. fa, 2 anni Due anni fa. fa quando abbiamo fatto il corso e quindi li abbiamo incastrati. Devo dire che loro di passione ce n'hanno pure tanto. Però se volete, chi conosce la strada sa che la porta è sempre aperta. Quindi, Va bene, Giuseppe. va bene, ragazzi, spero di Ti ringrazio a avervi. nome di tutti, Di presenti, che collegati, della tua cosa? presenza. Poi Di che cosa? chissà mai che oltre a venire noi dalle tue parti, magari viene a fare una presentazione in presenza, dalle nostre. Allora, io ti dico la verità, No, ma sto Marcello. scherzando. Non ci avevo pensato. Con le occasioni giuste, sì. Avevo guardato se c'erano dei voli plausibili, però l'aeroporto più vicino è Bologna, chiaramente, anche se ho visto che anche Forlì ha ripreso i voli, però la combinazione mi tirava fuori 2 giorni Ma no, ma. praticamente. Cioè, l'avrei fatto con piacere se non avevo incastrati 10.000 impegni di lavoro. Però la prima occasione che siamo in giro si può fare, basta saperlo un po' prima, uno si organizza. Che una volta giravo tanto per lavoro e spesso durante le sere che non avevo una mazza da fare, scusando l'inglesismo, trovavo il tempo per andare a fare qualche scappata dagli amici. Cioè, c'è stato un periodo che avevo un imbraco in pianta stabile da Paolo Testa, ho detto tutto. Cioè, l'attrezzatura completa da Paolo Testa, quando lavoravo Ah. spesso da quelle parti. E fine settimana mi organizzavo, che ne so, lavoravo fino a giovedì, poi riprendevo a lavorare lunedì, facevo il venerdì, sabato e domenica grotta. Sì. Quindi ora è un po' più complicato perché ci hanno ridotto le trasferte per questioni economiche e quindi riesco meno a organizzare. Va bene, signori, Ok. grazie di tutto, Grazie ancora. grazie a voi per l'ospitalità e per avermi dato l'occasione di raccontarvi la mia terra. Vi ricordo una cosa, che oltre alle questioni laviche da noi ci sono anche delle ottime questioni gastronomiche, e Luisa e Marco sono in grado di dare, anche Betta, di dare pareri piuttosto probanti in materia, quindi sappiate che oltre a vedere cose belle si mangia pure bene. Quindi lo dico a voi che siete la patria del ben mangiare, però da noi ci sono due o tre cose che hanno un
un perché per essere assaggiate sul posto. Vero Marco? Confermo. Dai, va, un abbraccio. Paolo, grazie dell'ospitalità. Un abbraccio a tutti voi, buona serata. Un saluto a tutti. Grazie della ottima lezione. Prego, e di che? Ottima, modesta, una cosa così. Per stare insieme un'oretta, anzi pure di più. Ben vengano altre lezioni di questo tenore. E lezioni a scuola, io posso raccontarvi le mie emozioni. Si impara sempre, va bene sempre. Un abbraccio, buona serata a tutti. Grazie. Grazie Giuseppe, grazie mille. Ciao, serata. Ciao, ciao. Grazie ancora. Ciao. Ciao Paolo, arrivederci, dai. Buona ciao, sera a tutti. Ciao, stai? Io bene, dai. Bene. Tra poco vengo a trovarti, vengo dal figlio. Noi siamo qua. Va bene, ok. Aspetta. Esco. Saluti. Ciao. Salve. Ciao. Ciao. Bene. Wow, tanta roba. Bellissima. Ne mangia un po'. Mamma mia. Cioè, ho scritto all'ottimo, ho detto, ma fare un'uscita con lui, cioè, ti riempie praticamente. Mamma mia. Che fantastico. Io